Questa è la canzone che sentirò quando volerò in cielo e ascolterò gli angeli cantare. Mamma mia. 10 novembre 2006, una giornata che sembrava come tutte le altre, ma in realtà, è successo qualcosa di davvero spettacolare, per Game Boy Advance e Nintendo DS sono usciti rispettivamente Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu, due spin-off dei giochi Pokémon, due titoli così diversi dalla saga principale, ma così dannatamente belli e divertenti. I titoli sono esattamente la risposta alla seguente domanda: cosa succederebbe se prendessimo le sembianze di un Pokémon? Ma partiamo con ordine. Il gioco è qualcosa di totalmente innovativo per il suo gameplay. Difatti non saremo nel nostro solito mondo, bensì in dungeon, ovvero campi di battaglia generati dalle varie catastrofi naturali che stanno capitando all'interno del mondo Pokémon. Il campo sarà anche suddiviso a griglia e ogni casella sarà un punto dove muoversi. I nemici occupano una di queste caselle, così come noi, gli strumenti e le scale, unico modo per potersi spostare nei vari piani. Anche, tra virgolette, catturare Pokémon è diverso. Essendo a nostra volta un Pokémon, come potremmo fare? Beh, molto semplice. Ci basterà comprare delle aree amico, zone dove i nostri compagni potranno stare, una specie di nuova casa in un posto sicuro. Ma cosa è successo che ha fatto scatenare così tanti Pokémon? E come mai noi siamo proprio un Pokémon? Spoiler trama, attenzione. Sebbene il gioco è molto vecchio, è uscito da poco, da qualche anno, il remake Pokémon Mystery Dungeon DX, quindi per chi lo volesse giocare, attenzione a questo video perché andrò a raccontare la trama, quindi ci sono spoiler. Ci risveglieremo nel mondo Pokémon, ma prima di essere un Pokémon particolare, ci verrà fatto un quiz. Questa cosa è nuova, dato che, in base alle risposte che avremo scelto, e in base al sesso che decidiamo di essere, potremmo essere un Pokémon tra quelli che ci sono in elenco. Una volta entrati nel mondo dei Pokémon, cercheremo di capire per qualche strano motivo ci troviamo lì. Subito dopo, però, arriverà il nostro futuro compagno a chiederci se va tutto bene. Daremo il nostro nome e ci ritroveremo nella nostra primissima missione. Dovremo salvare un Caterpie, che è caduto in una voragine. Il nostro primo dungeon ufficiale si chiama Bosco Fiorito e avrà 4 piani, di cui praticamente uno è nullo, fatto per il cutscene per trovare il piccolo Pokémon Coleottero. Da qui in poi le cose prenderanno una strana piega. Il nostro compagno, che ci ha appena salvato, ci chiederà se vorremmo creare con lui una squadra di soccorso, dei team abilitati a salvare Pokémon in difficoltà. Non solo, ci saranno anche le varie missioni per fare la squadra di soccorso, come ad esempio accompagnare Pokémon dai dungeon, salvarli dai dungeon, portare e trovare strumenti e chi più ne ha più ne metta. Ogni missione avrà la sua difficoltà e ricompense diverse che ci permetteranno di ottenere utili strumenti, aree amico e anche punti rank. Scopriamo che nel mondo le catastrofi naturali stanno sconvolgendo l'equilibrio del mondo e che i Pokémon nei dungeon sono diventati agitati proprio per questo. Andando avanti con le missioni però, otterremo i nostri primi compagni extra, ovvero i Magnemite. Per averli con noi però ci serviranno le aree amico di cui vi parlavo prima e l'unico modo per ottenerle è chiedere in piazza Pokémon a Wigglytuff. Quindi andiamo. Una volta arrivati in piazza Pokémon avremo un paio di posti da visitare. La banca per i soldi, il deposito Kangaskhan per ovviamente depositare i nostri soldi, la bacheca missioni che troveremo più a destra dove i Pelipper ci lasceranno le missioni che potremo fare come squadra soccorso, la zona di Wigglytuff per le aree amico, dove potremo comprarle, potremo ottenerle reclutando alcuni Pokémon particolari, le potremo ottenere anche come ricompensa missioni, ma dopo titoli di coda. Insomma, ci sono molte aree amico che vi sbloccheranno anche nuovi dungeon. C'è ovviamente il negozio Kecleon, c'è anche il laghetto Whiskas, dove poi successivamente nel post-game ci succederanno cose, e poi c'è il dungeon per allenarsi. Comunque, ritornando alla storia, riassunto prima di trovare il Pokémon leggendario iniziale, Shiftry dovrà aiutare dei Jumpluff perché uno è rimasto impigliato da qualche parte, quindi lui va a salvarlo, obbligato dal team di Alakazam, composto da lui, Tyranitar e Charizard, e dopo qualche giorno non sarà ancora tornato. Ecco perché alla fine toccherà a noi finire quel lavoro. Scopriamo di Zapdos, infuriato per averlo disturbato, che rapirà Shiftry. Senza farci prendere dal panico, andremo a sfidare il nostro primo Pokémon leggendario, anche se quell'imbecille di Totodile si lancia in quarta proprio davanti al nemico, Elettro contro Acqua. Comunque, una volta battuto torneremo tutti a casa e pace sarà fatta, giusto? No,
perché parecchie volte nei nostri sogni sentiremo qualcuno che ci parla, anche se non riusciremo a capire di chi si tratta. Perlomeno non subito. Proseguendo, dovremo incontrare Xatu, che ci dirà che una causa innaturale sta provocando tutti questi problemi nel mondo Pokémon, e un umano trasformato in Pokémon ne è la causa, così come la leggendaria Leggenda di Ninetales. Scusate il gioco di... Che cos'è la leggenda di Ninetales? Praticamente è successo che un allenatore stava per prendersi una maledizione di Ninetales, solamente che il suo Pokémon Gardevoir si è messo in mezzo, e quindi Gardevoir si è preso la maledizione. Ninetales chiederà all'umano se per caso vuole cercare di fare qualcosa, perché Gardevoir le faceva pena, ma lui era già scappato, e quindi questo si è ritrovato in Pokémon. Facendo 2 più 2 riusciamo a capire che si parla di noi. Gengar sentirà tutto e andrà a riferire all'intera piazza che in realtà siamo noi i cattivi. L'unico modo per poterci però salvare dopo che tutti vorranno attaccarci e distruggerci è scappare e scoprire la verità, perché dai, è impossibile che siamo noi cattivi, giusto? Incontreremo un sacco di altri Pokémon, tra cui Moltres, Articuno, Absol e Ninetales stesso, fino a che non scopriremo la verità. Noi siamo umani, sì, ma non quelli della maledizione di Gardevoir. Ma allora, se siamo innocenti, perché siamo dei Pokémon? Gardevoir non vuole ancora dircelo. I giorni passano e le calamità continuano, scoprendo che Groudon, l'antico Pokémon leggendario, si sta risvegliando. Il team di Alakazam andrà ad affrontarlo, ma farà una brutta fine. Ecco che, come con Zapdos, toccherà a noi andarle a salvare. Finito ciò, Xatu ci avviserà che un gigantesco meteorite si sta per schiantare sulla Terra e noi dovremo fermarlo, anzi dovremo andare a chiedere aiuto a Rayquaza per fermarlo. Scopriamo anche la verità su di noi, che siamo dei Pokémon proprio per questo motivo, ovvero salvare il loro mondo. Finita quella missione però, torneremo umani e dovremo dire addio a tutti. Fast forward a... Vado da Rayquaza alla Torre Celeste, distruggo il meteorite e vado al finale. Questo volevo vedere, che diavolo. Cioè, una cosa così strappalacrime in un gioco Pokémon non mi era mai successa. Veramente assurda come situazione. Finale scritto benissimo, dove noi dovremmo dire addio a tutti i nostri amici, ormai affezionatosi a noi e viceversa. Il nostro compagno è letteralmente a pezzi, ma anche noi avevamo imparato a voler bene a tutti. Nei titoli di coda finali, però, desiderandolo forte, riusciremo a tornare da tutti. Ed ecco così che si completa Mystery Dungeon, Squadra Rossa e Squadra Blu. Ma non ancora, perché c'è anche un bel post-game. Infatti il post-game è davvero vasto, per essere un titolo Pokémon di quelle generazioni. Finita la storia principale, potremo decidere cosa fare tra reclutare Pokémon leggendari, continuare ad allenarci per diventare fortissimi, reclutare tutti i Pokémon del gioco o anche solo sbloccare ogni singolo dungeon esistente. Per fare queste cose però, occorre specificare che il gioco adesso farà molto uso di MN, trappole e missioni con ricompensa. Nel senso che le MN saranno un qualcosa di fondamentale per andare in alcuni dungeon e si potranno trovare solamente in dungeon specifici. Devo dire però che non sono stati così cattivi gli sviluppatori, in quanto basterà, in mancanza di un Pokémon che ne so, acqua, dove ci serve la mossa Surf, ci servirà solamente avere la MN negli strumenti. Alcuni leggendari che potremo reclutare avranno una mini storia dietro, però attenzione, parlo principalmente quelli del post-game. Tutti questi non saranno reclutabili al primo colpo, fatta eccezione per alcuni, come Mewtwo, e grazie al cacchio sono 99 piani di grotta ponente, oppure Ho-Ho, che hanno un altissimo catch rate. Altri, come Deoxys o anche solo Groudon, hanno una possibilità così bassa di essere reclutati che ho rinunciato anche una volta aver ottenuto l'arco amico. Diciamo che molti non sono collegati alla storia, come vi stavo dicendo prima, ma giunti, secondo me, per un mezzo fanservice e dire che c'erano anche loro. Comunque devo dire che tra tutti i leggendari, Deoxys è stato il mio preferito, la grotta meteora che si è creata dal nulla e questi miraggi di Deoxys che
ci compariranno in 20 piani. Per sbloccare le scale dovremo distruggere il miraggio. In più avremo solo 3 strumenti e un sacco di trappole all'interno della grotta meteora. Wow, spettacolare. Ma io dico comunque, cosa diavolo avevate nel cervello per mettere un tasso del meno 10% di cattura su un Groudon o dello 0,1% sui Regi? Ma andate a fa... Come vi stavo anche dicendo, dopo alcuni giorni di missioni secondarie, potremo continuare la storia, scoprendo nuovi dungeon e Pokémon leggendari, o approfondire anche la nostra storia e quella di Gengar. Ci sono anche altre feature interessanti che mi hanno fatto sempre piacere. La prima è la presenza delle statue, come quella di Lucario. Si otterrà solamente arrivati al rango Lucario, ovvero a 15.000 punti missione, perché sì, a ogni tot di punti equivale un rango, il massimo è il rango Lucario, e ci saranno queste altre statue presenti all'interno del gioco e saranno messe praticamente nel giardino della base. Il bello è che alcuni Pokémon non erano nemmeno presenti e saranno stati prossimi. E parlando di Lucario, c'era una feature all'interno del gioco, dei dungeon, che da piccolo mi aveva sempre inquietato. Adesso ve la spiego. Praticamente all'interno dei dungeon c'è una modalità a tempo. Vuol dire che tu puoi girare in un certo piano per un certo punto, non puoi star lì tutta la vita. Comincerà a venire fuori questo messaggio di un qualcosa che c'è nell'aria, uno strano vento che si avvicina, qualcosa che incombe, e tu verrai messo KO. Sì, c'erano un sacco di leggende metropolitane, cioè una, che era praticamente Lucario, che era invisibile, potevi vederlo solamente quando ormai l'ultimo messaggio si faceva vedere, dovevi utilizzare mosse come terremoto o onda calda per colpirlo a distanza, ma non era vero. Alla fine era solamente questa feature dove una volta iniziati questi messaggi praticamente muovevi le chiappe e uscivi dal piano e andavi avanti. Basta. Insomma, Mystery Dungeon ha un posto speciale nel mio cuore, entrando sicuramente nella mia top 5 di giochi preferiti in assoluto. Pokémon e non. Le sue host, la sua storia, il finale strappalacrime, mamma mia, tutto un mix di emozioni che mi faranno sempre rigiocare con piacere questi titoli. So di spalar merda ultimamente su giochi Pokémon, ma su questa saga, ultima parte, e quella di Ranger, non ho assolutamente alcuna lamentela. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo poi a un prossimo video su un altro titolo Pokémon. Deciderò che cosa fare, se fare saga principale o uno di questi spin-off. Detto questo, ci rivediamo al prossimo video. Un saluto a Teo e ciao ciao!